Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Oggi vi porto in una caffetteria un po' particolare. Allora ragazzi, adesso siamo dentro la nostra caffetteria. Ma nulla di speciale, vedete, una caffetteria, insomma. Abbiamo qui ordinato... Cos'è questa bevanda? Shima Verda? Ah, Fumi Yozu Cha, va bene, poi lo traduco. E poi qui abbiamo il caffè, non so che caffè... Ah, il cappuccino? Caffè latte, diciamo, cappuccino, lo chiamano cappuccino, va bene così. Insomma, questa è la nostra caffetteria, ambiente tranquillo, insomma, tutto a posto, tutto a posto. Mi piace questa caffetteria perché dopo il caffè uno si può fare qui la doccia, ecco la doccia, poi fai un bel dipinto mentre ti sciacqui bene la schiena. Guardate questo secchio. Allora, sto litigando con questo secchio, apri, come ho fatto prima? Non lo so, si è aperto, attenzione. Ecco che si è aperto, ma come si chiude però? Forse c'è qualche segnale, ecco, si è chiuso, va bene. Quindi andiamo a fare un giro in questa caffetteria. Una caffetteria molto carina, insomma, moderna, ma nulla di che, però così, no? Ma c'è qualcosa che si nasconde all'interno di questa caffetteria. Ragazzi, quando entriamo qui dobbiamo mettere i nostri piedi su questa superficie, fare un po' di pressione che si abbassa e poi niente, mettiamo questa plastica protettiva e poi ci dobbiamo disinfettare le mani. Quindi ragazzi, questa è la caffetteria, vedete, veniamo qua ed eccoci qua con gli alpaca. Andiamo a intervistare questo nostro amico. Allora, cosa ne pensi della pagina Paolo in Cina? Qual è il tuo video preferito? Qual è il tuo video preferito della pagina Paolo in Cina? Qual è? Sentite, fa dei versi. La Paola in Cina è tutto, ragazzi. Buon pomeriggio.